parte Kibozo col destro, para! Fogli, mano a mano, si infila in porta al 12esimo, la Juventus è avanti. Posta Galante, allarga molto bene per Kibozo, buona questa transizione della Juventus! Eccolo, ecco il gol che riapre la partita. L'arbitro tutto pronto, parte con il destro, la grande risposta di Dasiak e poi il gol! Kibozo da sottoporta, 1-0 Juventus. È punizione dal lì. Adesso Ealing fa ripartire Kibozo, che è velocissimo. Ancora Kibozo, prova a entrare in area, ci riesce bene, calcia con il destro! E un altro gol splendido e poi esultanza con acrobazia per Engi Kibozo. Juve 3, Zenit 0. 45esimo minuto, la Juve cala il tris. Cherry, il pallone è per Ealing, è leggermente lungo ma sicuramente riuscirà a tenerlo in campo, così è, pallone messo in mezzo per Kibozo, la Juve punisce nel momento migliore dell'Empoli, Juve 2, Empoli 0. Al distendersi, lo fa con Asa, palla per Kibozo, c'è largo Ealing, porta palla a Kibozo, eccolo servito Ealing, in area, la mette in mezzo, ancora per Kibozo, raddoppio Juve al 47esimo minuto, un'azione splendida, splendida sull'asse Ealing Kibozo, 2-0, ha segnato Engi Kibozo. Il momento, Kibozo prova a prendersi un po' di campo e a saltare del lungo in velocità, Kibozo cambia marcia, poi va a trovare Mbangula al limite, si coordina, pallone deviato, è ancora buono, attenzione a Mulazzi. Mulazzi prova a entrare in area, poi si appoggia su Savone, il tiro diventa un cross e la palla finisce in porta, l'ha messa dentro Engi Kibozo, Juve 1, Atalanta 1. Una sacco anticipato da Sekularak, Kibozo punta secco l'area di rigore, ancora Kibozo entra in area, calcia con il sinistro, entra e segna Engi Kibozo al 62esimo minuto, la Juve cala il tris nel... Palla proprio per Mbangula, dalla difesa è passato subito all'attacco Mulazzi, pallone in mezzo per Kibozo, la Juve cala il poker e Mulazzi il tris di assist, che spettacolo la Juve a Napoli. 4 fuori quota, classe 2002 a inizio match. Ancora Kibozo per la tripletta! Una giornata favolosa per Engi Kibozo che cala il pokerissimo all'80esimo minuto. Una Juve spettacolare! Palla di prima per Strydonk che ha campo davanti a sé. Strydonk la mette in mezzo per Kibozo! 2-2, 2-2, la pareggia Kibozo, la riprende la Juve e adesso l'inerzia del match è verso i bianconeri. Bonetti recupera il pallone, lo mette al centro del campo e siamo 2-2. Mulazzi di tacco per Kibozo, campo di spazio e prova a prenderselo tutto. Kibozo arriva al limite, poi a calciare! Engi Kibozo al primo squillo, la Juve passa al 16esimo minuto.